Lo stai spingendo un botto. C'è proprio un testa del cazzo. Un botto. Mi stai uccidendo, uccidendo proprio. Resisti 20 minuti? Quanti? 20. Se pensi di entrare in uno studio di tatuaggi, scegliere il tuo tatu preferito, sei nel posto sbagliato. Qui a Blind, tatuaggi al buio, non si chiede cosa farsi tatuare, è il tatuatore che sceglie. Siete pronti ad entrare bendati nel nostro studio e ad uscirne con un nuovo tatuaggio? Il tatuatore più sanguigno di questa stagione. Non le manda a dire, non usa mezzi termini. Ragazzi, è tornato Tommaso Serpentini. Ciao ragazzi, sono tornato qua a Blind Tatuaggi al Buio e se volete vedere la mia puntata precedente, cliccate qua o nel link in descrizione. Samuele è un ragazzo giovane, ma già reduce di mille avventure. Ama il design ed è ossessionato dalle scarpe. Insomma, il classico sneaker freak. Ciao, mi chiamo Samuele, ho 24 anni e vengo da Rimini. Nella vita studio design industriale e nel weekend lavoro come barista. Addosso ho abbastanza tatuaggi, ho un Daruma che è una bambola giapponese, ho un demone Oni, un Fudog e sotto l'ascella un rospo che cavalca un pesce. Sul braccio destro ho un mandala e una scritta di Avicii. La scritta è Live a Life You Will Remember, che è parte della canzone di The Night di Avicii, ed è un po' il motto della mia vita, cioè ricordarsi sempre di quello che si è fatto e di non avere rimpianti principalmente. Non vorrei che mi venisse tatuato un tribale, qualcosa di fine, qualcosa di troppo colorato. E noi gli faremo un tatuaggio tutto colorato. Sono super gasato di fare questa esperienza e non vedo l'ora di iniziare questa nuova puntata di Blind Tatuaggio al Buio. Siamo pronti? Siamo prontissimi. Dai, facciamo una figata, eh? Speriamo. Preparo il banchettino. Ok. E iniziamo, eh? Carichi, eh? Dove vado? Ci sei, Samu? Ci siamo. Partiamo, eh? Vai. Vai, buon tatuaggio al buio. Grazie. E cosa fai nella vita? Al momento mi sto laureando in design industriale. Sono un po' ignorante in materia. Ah, è lo studio dell'oggetto in sé. La passione del design è nata principalmente perché a me piacciono gli oggetti, mi piace ogni forma di arte. E quindi ho iniziato ad interessarmi al design, alla comunicazione, al prodotto. Da un giorno all'altro ho preso e ho deciso di iscrivermi alla facoltà appunto di design industriale a San Marino, non avendo una base prima di studio, non avendo mai studiato design. Se vedo un pezzo di design fatto da magari il designer più famoso del mondo, per me è uguale al pezzo di design fatto da mio padre. Un oggetto per essere ritenuto un buon oggetto, secondo me, deve essere funzionale, estetico e avere una buona UX, user experience. L'oggetto che al momento possiedo, che ha più o meno tutte queste caratteristiche, potrebbe essere il MacBook. E io paragono Vasco Rossi alla Apple. Ok, perché? Perché la Apple ogni anno fa il telefonino nuovo. Sì. Mette un, fa un piccolo, no? Un piccolo upgrade, mette, non so, la telecamera, la fotocamera da un pixel in più. E bam, e tutti dietro, cazzo, cambiamo l'iPhone, compriamo quello nuovo. Vasco praticamente fa la stessa cosa, ovvero fa una canzone nuova e ributta fuori il CD con 13 tracce vecchie e l'ultima nuova rifatta. E tutto il popolo di Vasco, che so, milioni, tutto il popolo Apple, che so, miliardi, comprano il nuovo oggetto identico a quello dell'anno prima con una piccola
cosina diversa. L'esperienza che ho avuto quando ho comprato il mio primo MacBook è stata un'ottima esperienza, mi sono sentito subito molto molto bene, è un oggetto per me fantastico che tuttora mi aiuta e mi supporta in tutto il mio lavoro, in tutto quello che è il mio studio, e senza non saprei proprio come fare. Io ho un Mac, ma solo ed esclusivamente perché mi hanno detto: compra il Mac che non prende virus. Ma tipo, se ti chiedo quanto manca, no? Sì, se mi chiedi quanto manca, se parti adesso pari mio figlio dopo 10 minuti che è partito. Bellissimo, bellissimo, perfetto. Già che ci sei, togliti la benda e rovina la puntata, dai. E da dove vieni? Io vengo da un paesino vicino a Rimini che si chiama Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo di Romagna? Esatto. Giusto? Esatto, sì. Io vengo da lì vicino. Sei delle Marche? Super spoiler, eh? Guarda, Rimini, riccione, la costa lì bellissimo per la movida, bellissimo per le attrazioni, per le spiagge attrezzate, ma male male per l'acqua, eh. Dai, cazzo, questa è proprio una roba, cioè noi siamo un mare della Madonna, questi mi vanno tutti al mare a Rimini, che c'è i topi, porca miseria, poi vi inviterò nel nostro mare. Noi a Rimini non andiamo per il mare, andiamo per altre cose in spiaggia. Tipo le ragazze potrebbero essere una motivazione. La piadina perfetta, dimmi la piadina perfetta di design. Crudo, squacquerone, rucola. Ma voi ce l'avete proprio nella cultura, nel senso a scuola ti porti la piadina. Ah, del frigo non puoi non avere un pacco di piada. Cioè il tuo pane e la piadina? Sì, come per i francesi la baguette. E viaggi, hai fatto qualcosa di figo? Sono andato in Cina quando avevo 14 anni perché mio padre lavorava là, quindi l'ho raggiunto. Ma hai fatto il viaggio da solo? Sì. Che con l'hostess. L'hostess era figa? No. Che sfiga. All'età di 14 anni ho affrontato uno dei viaggi più lunghi della mia vita. Ho fatto Bologna-Shanghai e è stata un'esperienza che ho vissuto da 14enne abbastanza traumatica per quanto mi riguarda, però ho apprezzato solo dopo l'esperienza in sé. Cos'hai mangiato che ti ha preso bene? Ti dico, io là mangiavo tantissimi noodles liofilizzati che ancora qua in Italia non c'erano. Perché i sai che bon, tipo? Sì, ma non c'erano qua in Italia. Tipo, una cosa che mi è rimasta un sacco impressa è che vedi le ragazze che camminano per strada e si mangiano come se fossero patatine le tampe delle galline. Che schifo! Nota per il futuro. Programmare un viaggio in Cina con Tommaso e fargli assaggiare la qualunque. Mi sembra che le zampe di gallina abbiano fatto centro. Più o meno. Ma invece a te che musica ascolti? A me piace molto la techno, però spazio molto il rap, hip hop. Per quanto riguarda la musica, penso che Kanye West sia un artista tutto tondo. Oltre al fatto di essere un visionario, è anche un ottimo cantante. Mi piace molto il suo modo, il suo approccio che ha nella musica. La mia top 3 di Kanye West per quanto riguarda gli album potrebbe essere: in prima posizione Donda, in seconda posizione Life of Pablo, e in terza posizione metterei Jesus is King. Ha fatto quelle scarpe tutte che sembra tipo calzini? Sì, le giusto? Sì, sì. E te ce l'hai queste... Quante scarpe c'hai così? Ne avrò una ventina. Mi è sempre piaciuto il mondo delle scarpe, ho sempre guardato prima di ogni altra cosa nelle persone le scarpe. Adoro principalmente due brand, Nike e Adidas. In Adidas preferisco la linea di Easy. Easy io non so chi sia. Ho un paio di Easy Boost 350 e un paio di 700 e ho anche tre paia di Slide. Io indosso solo queste scarpe qua, che sono le Air Max 90, penso, e 15 no. 10 paia nere e poi qualche altro colore. Per quanto riguarda il mondo Nike, amo alla follia tutto ciò che è riguardante il mondo Jordan. Per quanto riguarda le sneakers, non riesco a non comprarle. Cosa ti sto facendo? Cosa ti immagini? Allora, qualcosa sicuramente di molto dettagliato. Non lo so, mi viene da pensare a un oggetto o a un... non so perché a un ritratto, boh. Questi puntini potrebbero essere anche
un dot work. No, secondo lo stai spingendo un botto. C'è proprio un testa alle cazzo. Un botto. 33 aghi. No. Solo per te. Resisti 20 minuti? Quanti? 20. Abbiamo finito, maestro. Finito? Sì. Sei felice? Molto, moltissimo. Come mi immagini? Ti immagino con i capelli corti, tatuato, barba sì, magro, ben fisico, cioè un buon fisico. No, è assurdo. È assurdo. Non ho parole. Cioè, non ho parole. Bellissimo, sì. Bellissimo. Grazie mille. Mamma mia. Sensazioni e tempo, penso più o meno un 4 ore massimo. Pensavo molto di più, invece sono solo passate 3 ore. Il tatuaggio che ho pensato per Samuele praticamente rappresentava le 3 delle sue passioni più grandi. Una che è la Apple, uno che è Kanye West e l'altra che è tutto il mondo Nike, Jordan. Ho fatto questo corpo un po' cartoon con questa maletta molto in due dimensioni e ho appiccicato sopra la faccia super dettagliata di Kanye West, che secondo me è una figata. Lo stile è sicuramente una cosa che io non avrei mai pensato di farmi, però il ritratto è davvero fantastico, come l'idea in sé mi piace davvero tanto e quindi sono super contento. Samuele è stato un'ottima cavia. Se invito a fare un bagno a Rimini, preferisco mangiare una piadina con tanto strutto, perché il bagno a Rimini non lo farò mai. Adesso tra icone del design e sono davvero contento di portarle con me. Io vi ringrazio ancora tantissimo, questa esperienza per me è stata fantastica. È una cosa che non tutti possono dire di aver fatto e io sono super fiero di essere qui e di essere stato una cavia. Vi ringrazio molto per questa opportunità, è stato fighissimo, quindi grazie mille Blind Tatuaggi al Buio, spero di rivedervi presto. Anche oggi Tommaso ha applicato il suo sticker, un insieme di leggende che accompagneranno Samuele nel suo percorso artistico e lavorativo. Grazie ragazzi, siete stati mitici. Alla prossima puntata.